Eccoci qua, ben ritrovati ancora in diretta sulle Fonti TV e benvenuti a The Line Above and Below Marketing. Oggi siamo in compagnia di Stefano Spadini, CEO di Havas Media. Buon pomeriggio, ben ritrovato. Buon pomeriggio, grazie dell'invito. E dunque parleremo un po' dell'evoluzione del media planning e dei cambiamenti che abbiamo vissuto negli ultimi 20 anni. Appunto, vorrei partire con questa domanda un po' generica per poi andare anche nello specifico. Come avete percepito voi gli ultimi cambiamenti e come hanno cambiato quel vostro business model? Beh, diciamo che 20 anni è un orizzonte temporale molto interessante perché ho iniziato a lavorare 23 anni fa, quindi diciamo ho visto la fase pre-digitalizzazione e poi tutta l'evoluzione della digitalizzazione che ha abbracciato tutti i mezzi. Ha abbracciato in primis la TV con l'avvento della trasmissione via satellite, 10 anni dopo l'avvento del digitale terrestre e negli ultimi anni, negli ultimi 2 anni l'arrivo dell'advertising in modalità addressable con video on demand e tutte le altre modalità. Estremamente interessante quest'ultima rivoluzione perché ancora si parla dello 0, del mercato che viene operato in questa modalità. La digitalizzazione non riguarda soltanto la TV, riguarda ad esempio la radio, dove tutti i player hanno adottato una loro strategia ben definita, chi abbracciando social e radio, chi mettendo insieme TV e radio in modalità molto interessante, chi creando app di contenuti e così gli altri mezzi, ad esempio la fissione, che è un mezzo che indubbiamente nell'ultimo anno ha subito, nell'anno scorso, nel 20, ha subito un crollo della raccolta pubblicitaria, non ha perso il valore, ma anzi, grazie alla digitalizzazione e agli investimenti fatti negli operatori, ha rafforzato il legame col mobile, fornendo agli investitori strumenti di misurazione sempre più efficaci. Quindi un ventennio estremamente interessante lato mercato, estremamente interessante anche per le agenzie che ovviamente hanno seguito, anticipato, corretto in alcuni casi l'evoluzione del mercato stesso. E sono cambiate anche le esigenze dei vostri clienti? L'esigenza principale di un cliente è fare una campagna che funzioni. È ovvio che con la digitalizzazione cambia la possibilità di misurare questo risultato. Quindi le esigenze dei clienti vanno sempre più verso un corretto equilibrio tra le necessarie esigenze di branding e le doverose esigenze di performance. Non credo nella distinzione è una campagna branding, è una campagna performance. Non esistono campagne performance se il brand non è forte, o meglio, possono anche esistere, ma esistono nel brevissimo tempo, perché il valore del brand si sostiene anche attraverso attività di branding, anche in periodi particolarmente stressanti come quello che stiamo vivendo. Sì, poi sarebbe anche interessante a capire se ogni centro media è in grado di assistere in modo efficiente tutti i clienti. Secondo lei questo è così? È possibile? È raggiungibile come obiettivo? Parlo per l'agenzia che ho la fortuna e il piacere di guidare. Gli investimenti si misurano nel medio-lungo termine, quindi un'agenzia sana deve preoccuparsi non soltanto del quarter dell'anno, ma di quello che vado a sviluppare come prodotto, e noi abbiamo una funzione di sviluppo prodotto interna, ad esempio, in grado di capitalizzare sulle opportunità, sviluppando prodotti a volte in collaborazione con i clienti, così da creare quel legame sugli obiettivi di medio-lungo termine, perché l'errore più grande che può fare un'agenzia è inseguire il cliente come se fosse una scappatella estiva. No, bisogna creare relazioni, bisogna avere una serie di relazioni durature, perché la bontà del lavoro che fa un'agenzia la dimostra la durata della relazione che ha con i clienti. Clienti soddisfatti restano a lungo termine, clienti che restano a lungo termine investono insieme all'agenzia a creare soluzioni che sono all'avanguardia sul mercato. Infatti ci fa piacere proprio toccare l'argomento, il rapporto tra cliente e agenzia. Ecco, ci parli un po', è il cliente che sceglie l'agenzia o è l'agenzia che sceglie il cliente e se esiste in qualche modo, tra virgolette, un cliente perfetto? Non esistono agenzie buone per tutti i clienti e non esistono clienti buoni per tutte le agenzie. Questo è uno dei credo che mi porto dietro da quando ho iniziato a lavorare, avendo la fortuna di aver iniziato con personaggi dell'advertising che avevano questo profondo convincimento. Un cliente ideale ha 3 caratteristiche. Innanzitutto ti dà la possibilità di fare un bel lavoro, perché le persone vogliono lavorare con clienti che arricchiscono il loro bagaglio culturale e viceversa. Ti
Il bel lavoro ti rende famoso, deve essere profittevole e deve essere divertente. Diciamo che il cliente ideale ha almeno due di queste tre caratteristiche, ecco. Tra essere, renderti famoso, profittevole e divertente. Giustamente, dunque parliamo anche un po' di Havas Media Group perché è una società internazionale e dunque volevo chiedere quali sono, ecco, i benefici, di far parte, ecco, di una società completamente, internazionale. Cito un esempio, quando ho iniziato nel 98, io ho avuto il piacere di iniziare a Londra a lavorare e chiesi al mio capo, che veniva e lavorava in un'agenzia indipendente inglese, chiesi qual era la differenza rispetto a un network. E lui mi disse, fece un gioco di parole molto carino, network è molto simile a no work, quindi la differenza la fa il lavoro. Far parte di un network ha valore se si è in grado di capitalizzare sulle esperienze che colleghi degli altri paesi hanno già capitalizzato, ad esempio, sugli stessi problemi di un cliente, sulla stessa categoria, si sono confrontati con le stesse sfide che un cliente affronta in Italia e la velocità di trasferimento delle informazioni è cruciale in questo. Il fatto, credo che Havas abbia un asset fondamentale che è quello di essere al 100% posseduta da Vivendi, che dà la possibilità di capitalizzare su un ecosistema non solo valoriale, ma di asset che si chiamano Gameloft, che si chiamano Universal Music, che si chiama Havas Village con tutte le discipline che Havas Village raccoglie. E questo è un asset dove la capacità dell'agenzia è quella di semplificare la vita del cliente offrendo soluzioni che abbracciano tutte le discipline, senza però avere la presunzione di essere dei tuttologi. Quello no, mai. E dunque possiamo praticamente dire che la partnership più di successo si basano soprattutto sulla condivisione di valori comuni, perché l'ha citato anche, ecco, più aziende. Sì, allora, la comunanza di valori, che vuol dire il valore innanzitutto che do al lavoro delle persone, quindi quanto è importante il rispetto reciproco. Rispetto sembra una parola fuori moda, ma in realtà è fondamentale in qualsiasi tipo di relazione, umana Assolutamente sì. e di business. Se non c'è rispetto tra agenzia e cliente, difficilmente c'è il buon lavoro, sicuramente sarà difficile dividersi, divertirsi, forse sarà facile fare dei profitti o meno, ma l'equilibrio è destinato a durare poco. I clienti con i quali si lavora meglio sono clienti con cui si condivide l'obiettivo a medio e lungo termine, dove vogliamo portare il brand, da questa posizione a quest'altra, con quali media, con quali media experience, come lo vado a raggiungere. E ci sono fortunatamente tanti esempi di cui andare orgogliosi, non solo da un punto di vista manageriale, ma da un punto di vista di soddisfazione delle persone che ho il piacere di incontrare negli uffici, persone che ti fermano e ti raccontano: stiamo lavorando con questo cliente su questo progetto. Quello è un ottimo termometro del grado di soddisfazione e delle potenzialità di successo di un'agenzia. Ecco, ci può dare un esempio di best practice? Sperando di non fare torto ai clienti che non cito, cito un cliente con il quale abbiamo costruito una relazione da zero e che ha un payoff che è tutto un programma. Il cliente è BKT e si chiama Growing Together. Il loro payoff è Growing Together e noi abbiamo fatto esattamente quel percorso. Partendo dalle attività sportive, li abbiamo accompagnati negli anni in più paesi, in più discipline, attraversando insieme, letteralmente attraversando insieme, il periodo più duro della pandemia, che per un brand attivo nel mondo dello sport può voler dire il buio totale, perché non ci sono eventi. Bene, con loro abbiamo fatto in pochi mesi il percorso che il mercato ha fatto in 20 anni. Sposando la digitalizzazione, attivando il brand in mille modalità diverse, interagendo con i fan attraverso concorsi a premio, premiando i fan di più lunga data, quindi fan più anziani con delle gift box spedite ai loro domicili, creando momenti di interazione tra i capitani delle squadre e i fan. Quello è un esempio di come un cliente, indipendentemente dall'investimento, quando si condivide un obiettivo comune, dà una grandissima soddisfazione e i premi che ci ha riconosciuto il mercato sono un'ottima cartina di tornasole.
Ecco, proprio in conclusione della nostra chiacchierata le volevo chiedere, abbiamo parlato degli ultimi 20 anni e dei grossi cambiamenti, lei ecco, dove vede il settore, come lo vede nei prossimi 20 anni e soprattutto rimane ottimista, lei ha citato anche la pandemia, un periodo sicuramente difficile per tante aziende, ma non per tutte, perché per No, esempio il assolutamente. comparto retail ha beneficiato anche di tanto e dunque appunto le volevo chiedere dove vede il settore fra 20 anni e se rimane ottimista. Se non si è ottimisti non si può fare l'amministratore delegato, perché il primo compito è trasferire coraggio, condividere la visione con le proprie persone e disegnare un traguardo da raggiungere insieme. Quindi, il tema, l'impatto che ha avuto la pandemia ha avuto un impatto di accelerazione, ha dato un'accelerazione molto forte a tantissimi settori. Lei citava giustamente il tema del retail, senza parlare dell'impatto sul mondo dell'e-commerce e tanti Eh altri. sì. L'aspetto fondamentale è che questa spinta alla digitalizzazione, i dati lo confermano, si sta consolidando. E quindi dà l'opportunità sia ai brand che ai mezzi di comunicazione di tracciare i prossimi 20 anni, dove non credo che andremo verso una comunicazione one-to-one, credo che questa sia una pia illusione che ci si fa nell'industria, pensare che si possa arrivare a comunicazioni iperpersonalizzate credo sia estremamente miope, perché è estremamente miope pensare che ci sia un brand che possa parlare, per citare Pirandello, in uno, nessuno e 100.000 modi diversi. I valori del brand sono le fondamenta, poi si possono trovare declinazioni e diversi modi per interagire con i consumatori ed ingaggiarli in modalità diverse, ma il brand è sempre uno e la capacità dei brand di costruire campagne che poggiano su quelli che sono i minimi comuni denominatori del sentire del proprio target di riferimento, dei propri consumatori, farà ancora la differenza. Quindi sì, grande spinta sul digitale, ma prima di tutto grande spinta sui valori del brand, che mai come oggi devono essere forti, avere visione di medio e lungo termine e avere il coraggio di capitalizzare sull'evoluzione digitale che è con noi per restare. Ottimo, io la ringrazio. Grazie a Stefano voi. Spadini, CEO Havas Media Group, grazie per essere stato con noi e alla prossima occasione. Con piacere. Dunque, brevissima pausa pubblicitaria, rimanete con noi, torniamo fra 5 minuti.